Ciao ragazzi, scusate per la mia assenza, però come potete anche sentire dal tono della voce, cioè non sto bene, quindi se vedete questo naso un po' scricolato è per via del raffreddore. Allora, questo video, diciamo, è sempre un video sull'intervista, quindi adesso vi lascio al video. Sì, anche perché sono molto agili, quindi penso di sì. Penso di sì, perché di solito l'aggressore è sempre quella persona molto forte, invece chi fa danza, chi fa anche danza può essere anche più agile, quindi può in un certo senso essere più forte. L'uomo ce ne ha parecchi, però quelli che so, la gola, gli occhi, il naso, la bocca. Io sinceramente consiglio di colpire e poi scappare perché penso che sia la via più sicura. Quindi secondo me. Così. Allora, come ho detto in molti video, io sono contraria alla violenza, quindi non fare arti marziali, però se proprio dovessi farli, non ha importanza. Una vale l'altro, però se proprio dovessi scegliere, fare il pugilato. Come dire con i bad certe cose. Pugilato, sì! Sinceramente non lo so, è difficile perché penso che io con un uomo del genere, cioè, sarei praticamente morta, stecchita. Aiuto! Sì. Sono d'accordo perché penso che possa essere utile anche per difendersi da eventuali bulli. Però questa cosa è un'arma a doppio taglio, cioè nel senso che utili sì, però se poi già a quelli che sono bulli, li inseri pure che è normale picchiare perché loro così lo interpretano, no? Come cavolo l'ho detto, non lo so. Allora, non so neanche se l'ho detto in italiano. Quello che è. E allora direi di no. Quindi dipende. Bene, ragazzi. Allora, siccome oggi praticamente sono leggermente nervosa, lo so, ho deciso che voglio massacrare praticamente questo cuscino di botte, giusto per mettere l'idea. Io alla fine ho preso le mie cappe, mi sono picchiata da sola, ragazzi. Vabbè, almeno ne sono idea. Quindi per oggi è tutto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.